Questo è Caverna di Platone. Questo è Si è lui. Questo è Caverna Rewind. Come sempre. Brava, Federica Di Mebbro, super brava. Che a me piace tantissimo perché riesce a unire Oriente e Occidente, non lo so, ha qualcosa di poetico. Dan da Dan, che è un altro manga che leggo sempre con molta voglia, ho preso anche la variant del volume 6 in bello, Belgio. Bello. Poi proseguiamo, questo è stato un regalo che mi è stato fatto, aiuto, me lo giro, Watchmen. Questa edizione qui di Watchmen. È... Anche Watchmen l'ha messo al contrario. Perché si sta guardando con l'altro. Ok, grazie di avermi fatto raggiungere questa illuminazione. Se non avessi Angelo, come farei? Mi è stato fatto durante Lucca Comics di quest'anno, quindi l'ho messo qui. Ho iniziato a svogliarlo. Devo ancora leggerlo con calma perché è una questione che non ho voglia, proprio per mancanza di tempo, perché restare collegata con tutte le pubblicazioni è complicato. Poi, se la mia idol preferita arrivasse al Budokan, morirei, che è un nuovo manga edito da Salda Press che mi piace tantissimo. Ma porco Dio! Anche Fire Punch dentro il cofanetto è tutto storto. 1, 5, 6. Ma che cazzo, Pietrino? Ma che problema hai? Non le sto accorgendo. Io mi faccio afferrare per pazzo. Dammi le forbici. Dammi. No. Dammi qualcosa. No. Comunque più rido più mi rendo conto che sono un atleta. Cala Merlino. Oh mio Dio, mannaggia tutto, mannaggia. Ma sai cosa mi fa incazzare? Che X delle Clamp è perfetto, ordinato, perfetto, tutto a posto. Quello è tutto a posto. Perché delle Clamp? Che delle Clamp? Che per film. Al Budokan morirei. Mannaggia, l'astrale nero, se deve arrivare, l'astrale nero arriverà. Abbiamo Swan, dei libri meravigliosi. Io sono il capo catena e arriverà l'astrale nero. Eccoli qua. Meravigliosi, io sono letteralmente innamorata di questi libri, vorrei avere una biblioteca più grande per avere tutti questi libri illustrati. Faccio passare in avanti Paolo e fai vedere che quello delle streghe invece che io gliel'ho regalato nel mio video collezione, ho fatto vedere, guarda, me l'ha regalato Beatrice, invece questo. No. No, ma mo si ricorda, mo lo dice, mo torna indietro e lo dice, guarda. Ma Avinar 2, grazie dell'abbonamento. In regia abbiamo Billy Bat. Pure Billy Bat. Stava leggendo lui, quindi adesso poi mi dite. Guarda, 2-1. Ma voi andate fuori, vai. Sì, va. Sì, va. Ma manca da quello che ho pubblicato da Ippocampo. Poi abbiamo Alice Zoroku, sempre di Salda, Preste Ogonia. Comunque questo l'hanno interrotto, L'imperatore del Giappone, interrotto al quarto volume, non lo porteranno più avanti perché non vendeva un cazzo. Akane Banashi, che è il nuovo manga di J-pop, di cui sono usciti i primi 3 o 4 volumi, deve essere uscito il quarto. Poi ci sono degli altri volumi vari, degli altri manga vari. Io di questa sezione, vi consiglio in particolare Sottopelle, che è un fumetto un po' volute. No, ma non è vero, dai. Tra l'altro a breve dovrebbe uscire il secondo volume. E poi quest'altro di Yudori, che ho avuto la possibilità di conoscere l'autrice, è un manga meraviglioso. L'hai mai vista Yudori? L'abbiamo vista a Roma. L'hai vista a Roma? Una strappona. Ma perché? No, vabbè, cioè, volevo dire bellissima. No. Lei, se non vado errata, è vietnamita. L'ho conosciuta durante un transfer al Romix mentre io andavo a presentare. E secondo me lei, infatti, guardate che meraviglia, mi ha fatto anche uno sketch sul transfer stesso, credo. Lei è pazzesca. Ok, sono la domanda di Giacomo Bevilacqua. Ha fatto bene. È veramente un bellissimo volume. Questo è stato un altro regalo di Massi che mi ha regalato questo meraviglioso libro su Stephen King. Ma chi è questo Massi? Della tesi di laurea, mi sarebbe stato molto utile. Questo è uno di quei libri, è una specie di memoir della Takemiya, che per chi non lo sapesse è l'autrice che ha scritto il poema del vento e degli alberi. In particolare, infatti, il suo protagonista è Gilberina, estremamente iconico. Un libro bellissimo, un memoir fantastico per scoprire meglio il gruppo 24. Domani l'arcobaleno.
che è un volume unico, davvero molto bello, è un volume a tematica LGBTQ+, però molto delicato, molto elegante, anche qui con un tratto aereo che io ho trovato stupendo. Non so perché la copertina sia al contrario. Il doppione di Amane Gymnasium, perché uno degli autori che ho scoperto più recentemente, di cui mi sono letteralmente innamorata, è Furuya. Mi mancava Furuya, l'ho recuperato, mi è piaciuto un sacco. Qui infatti ho due edizioni, questa me l'ha regalata Kirio, mentre questa è la nuova edizione. Questi invece li ho presi io a Lucca, anzi me li ha presi Nicola, se gli ho dato i soldi, eh. Amane Gymnasium è la sua. Hai capito? Quindi Nicola, non cercare più soldi a Beatrice, perché te li ha dati. Maledetto calabrese. No, vabbè, maledetto. Maledetto calabrese, perché dovevi specificare la regione d'origine di Nicola? Quasi come a dire che lui pretende i soldi perché di quella regione. Sembra un po' esagerato, un paragone improprio, vorrei dire, tra l'altro. Comunque ci sta, Però, che io ho trovato meraviglioso. Faccio tutti i soldi. Meravigliosa, ve lo consiglio davvero caldamente. È un manga stupendo. Tra l'altro, riesce a essere anche leggero. Colun, mi sono un po' bloccata con la lettura, onestamente. Hai fatto bene. Però probabilmente lo proseguirò. Pienamente d'accordo. Mi è piaciuto davvero tanto fino al volume 6. Poi abbiamo My Dress Up Darling. Che mi... Calippo Spaziale ha scritto terroni che danno il terrone ad altri terroni. No, mi ha scritto. No, c'è scritto, però no. Maledetto, non si dice nessuno. È calabrese, lo può dire. Calippo Spaziale probabilmente della Sicilia. Otro Rieggio. Ma lo sta Nicolas? Stecchio. Secondo me Nicolas in questo... Nicolas stava sotto le coperte un'ora fa. Secondo me si è addormentato. Infatti sto mandando io le pubblicità, non sta facendo un cazzo. Sta dormendo, palesemente sta dormendo. Sento cauto. Mi piace, mi diverte molto. Kaiju numero 8, qui l'ho droppato, non sono più andata avanti. Non so. Beato Nicolas, come no, certo. Non leggo io in casa. Quel bastardo calabrese. Sakamoto Days, qui sono praticamente in pari. Tanto sta dormendo. Mi piace molto. No, sto dormendo! Dopodiché abbiamo... Si è svegliato? Ragnarok, sempre per la serie. Manga Tamari, dove trovarli, che però mi piace... No, chi ho sveglio, ecco. Chi ha detto che devo pagare i soldi a Beatrice? Pezzi di me. Sì, lo so, il cugiurietto è a Cosenza. Sì, è... Il cugiurietto, sai che cos'è il cugiurietto? È quello che noi chiamiamo calzone. Nel resto d'Italia, invece, jeans. No, no. Aspetta, come si chiama? Panzerotti. Nel resto d'Italia si chiama panzerotti. Perché da noi il panzerotto è il crocchè di patate. Già. Non manco crocchè, si dice. Ma il cazzone! No! Yami Chloe, no! Timing perfetto. La crocchetta. Cioè, in italiano è crocchetta. Sicilia il panzerotto e alla crema o al cioccolato. Vabbè, perché tu pensi al panzerotto fritto di patate, è normale. Panzerotto. Per loro il panzerotto è un dolce, una cosa, una zeppola tipo. Sbagliato. Vabbè, non è che sono sbagliato, perché poi... No, sono... l'Italia. Ah, l'Italia, ok. Nel senso, non ci riesce ad avere una linea... Pensavo che tu dicessi proprio siciliani sbagliati, non sanno cucinare, non capiscono niente, chiamano le cose sbagliate, con nomi stupidi. Ma sto dicendo tu questo? No, stavo pensando che tu avessi... creduto questo. No, assolutamente. Allora mi sollevo e ti chiedo scusa. Prego. Ti sembra un calzone? Cuduretti calabresi di Natale. Ma questo non è quello che ho mangiato io. Tu che hai mangiato? Ma hanno detto questo cuduretti. E sembrava un calzone. Ma non è quello che ho mangiato io questo. Io ho detto dammi un cuduretti. Mi hanno detto vai a mangiare il cuduretti e dentro c'erano le alici salate. Ma boh, hanno poi la tavola. Bastardi calabresi, scammoni, figli di puttana. No, ti giuro, era come un calzone. Cioè, questa è una zeppola. Eh beh, tu, io immagino. Che ne so io. Là dentro, ma è un cuduretto. Sai quelle cose? Ti va bene. Sono un fratello. Sì, sì, sempre. Mischiarsi con la popolazione locale. Ha capito che eri un coglione. È tanta un'altra cosa. Sì, sì, esatto. Ci mettono anche le alici dentro. Hai visto che ce le mettono le alici dentro? Però era diverso. Mi piace molto. Idem per Shangri-La Frontier. Questo mi è piaciuto tantissimo. Bravissima. Io non mi parlo perché ho letto solo il primo volume, purtroppo. Che vabbè, non fa niente, dai. Non fa niente, Beatrice, dai. Trieren, bello, bello. Non so cos'altro dirvi perché anche qui
questo sono arrivata al volume 8, quindi dovrei, sono bloccata da un po' al volume 8, quindi dovrei andare avanti. Tanti manga, come vi dicevo, sono onesta, che ho, non ho interrotto, ma in questo momento non sono riuscita ad andare avanti a leggerlo proprio per questioni tempistiche. Tutto Alice in Borderland e il Retry. Mogo arriva. Bello, se avete visto solo la serie TV. Cadeva bella, povera. Vi consiglio di recuperare il manga. Mentre questa è la mia... Perseus dice, ma a maggio venite al Cosenza Comics. Chi va? Offri tu viaggio, alloggio, cena, colazione, seconda colazione, brunch, spuntino, succo di frutta, marmellata. Ma tu ci vorrebbe? Vabbè, scusa, ma io mi dovrò pur saziare. Mannaggia Maron! Ma scusa, e come faccio a stare al pieno della mia forma per fare gli eventi? Acqua e pane. Acqua e pane? Posso avere solo pane a questo punto? Solo acqua. Pane e veleno, anzi solo veleno. Ammazzo, venite a Zoogomics, a Fasano. No, perché Fasano fede in me? Ma come ti permetti? Era un bellissimo paese. Perché c'ha Anno nel nome. Fasano. Poi dice a me che sono un coglione, un bambino di 6 anni con la barba, lui ride per Anno. Cioè, io boh, non lo so. C'è ormai questa live completamente allo sbaraglio. Bellissimo, secondo Marco Marasca. Asano. In io Asano. Mia bellissima sezione di cui vado molto fiera. C'è un Hello Kitty che espo una casa di Madoka Magica. Vedrete anche un'altra figure di Mami Tomoe, che è la mia preferita. Ho l'edizione inglese e anche l'edizione deluxe appena fatta italiano. Di piedi, vedo. La metto storta perché vorrebbe uno, vedere. Se no qui sarebbe brutta. E due, perché così vedo Mami. Mi avete chiesto come faccio i rialzini, perché c'è gente che li compra. Ora vi svelo il barbatrucco. Eccoci qua, ragazzi. Cartone, qui si va di povertà. Allora, questa è un'altra delle sezioni che amo di più, quella dedicata a Moto Hagio. Bastava mettere il cartone. Rains, che è in corso tuttora in Italia, in realtà è già terminato in Giappone da mo. Il cuore di Thomas, meraviglioso. Fra, io ti interrompo un attimo la visione, perché... Scusa, ti ho dato fastidio. No, dimmi. La domanda è importante. Sto analizzando il cartone. Ci sta. Domanda importante, ma chi è più forte, la tigre o il leone? La scimmia. Come la scimmia? Ma... Here comes a new challenger. L'ha detto, si è messo a ridere da solo e si è deflagrato da solo per dirlo. Comunque così fai vincere la Calabria, stronzo. Vabbè, io bevo. Questo è proprio il livello di quando... No, ma che domande in merda. Vabbè, sai perché la tigre è agile, però il leone è più forte. Comunque la tigre è più grande, perciò probabile vincerebbe la tigre. Vabbè, un po' di battle boarding con gli animali, no? Ok. Secondo te tra uno struzzo e un coccodrillo, ma chi vince? Lo struzzo. Lo struzzo? Perché è cattivo, No, perché scappa. Che scappa? Non può scappare, è una gabbia. Una gabbia, non Hell in a Cage. Hell in a Cage, struzzo e coccodrillo. Allora il coccodrillo lavora la meglio. Dici, Per forza. Però è uno struzzo altamente istruito. E dici che avrà un... Un dialogo con no, il coccodrillo. Un'ottima conoscenza del campo di battaglia. Dai, lo struzzo con il coccodrillo nella battaglia. Non è scritta da Araki o da Togashi. Muore lo struzzo. Ti penso che comunque... C'è ragione. Potrà acchiappare qualche ammazzata di coccodrillo, però però prima o poi lo acchiappa su struzzo. Lo struzzo ha le lame ai piedi. Colpisce con le onde concentriche. No, vince. No, devono essere le loro caratteristiche fisiche. Il clan dei Po, che forse è stata l'opera che mi è piaciuta di più di Moto Hagio, e Anshin, la dea dimezzata. Abbiamo Baptism del maestro Kazuo Umezu, che in realtà dovrà andare nella sezione horror, ma devo ingrandirla, come vi dicevo. Randagi di Shingo e X delle Clamp, che è uno dei manga che io preferisco di più delle Clamp, che purtroppo però non è mai stato completato proprio. E non finirà mai. Godo. Sempre delle Clamp, perché non stanno facendo molte nuove edizioni, mi dispiace. Chobits, io ho letto quasi... Perché godi? Cioè, a parte godere del fatto che Beatrice ha un manga incompleto, e su questo va bene.
te la faccio anche andare bene. Perché? Perché? Che mi fanno troppo schifo. No, fra, no, tu adesso ti fermi e mi dici perché ti fanno cagare. No, adesso non. È una timpatia basata sul nulla perché non ho mai letto niente. Non hai mai letto niente delle Clamp? No. Ah, e questo è proprio quello che si suol dire razzismo? No. Razzismo nei confronti dei manga shoujo? No, perché io ho letto i shoujo, semplicemente non volevo spendere soldi per le Clamp. Io non volevo spendere soldi, tipo, è proprio, cioè, è così monnezza. Ma no. Se uno te lo regala, te lo leggi, però? Penso di sì. Ha detto sì, però, penso. Vabbè, è buono per il fuoco praticamente. Penso di sì. Pensi di sì che è buono per il fuoco o che te lo leggi? Ah, che te lo leggeresti. Ok. Sì, sì, sì. No, vabbè, per capire. 2 ore che è insultata la Calabria, ora il razzista è solo lui. Ma non ci cago cazzo, stiamo dicendo da 10 minuti. Non ho mai parlato così. Hai detto più o meno così. Non ho mai. Hai sbiascicato cose. Non ho mai detto che sua mamma è una puttana. Ora sì. Non l'ho mai detto. Prossimo regalo di compleanno di cave per Masullo. Collezione intera di X che non finirà mai. Regalato un angelo Masullo. Guarda, sai che bello. Che già non lo vuole leggere. Ma. Poi l'hai fatto vedere questo. Non l'ho fatto vedere, facciamolo vedere. Parlando di regalo. Guarda che bello. Un giorno arriva Angelo Masullo, si presenta in macchina e dice: t'ho preso un regalo. Che cazzo di regalo mi hai fatto? Guarda qua. Mette sto coso lì in macchina. Bellissimo. Abbiamo girato in macchina tutto il tempo con Cartman sul cruscotto. Fantastico, tutti che si giravano a guardare. Wow, Cartman, bellissimo. Ed è anche un portapenne. È un portapenne. Facciamo vedere l'utilizzo del portapenne. Prego, una penna. Ma volendo, non solo si può mettere la penna, ma si può mettere anche la matita nello stesso buco. È incredibile. Fantastico. Doppio utilizzo. Sai cosa si può mettere pure? Il mio cazzo, sottilissimo. No, che tra l'altro è il motivo per cui la persona che li vendeva me l'ha venduto per questo. Era una ragazza? No, ha detto che era un portafiori. Non credo sapesse che cosa è South Park. Detto questo, ci metti i fiori dentro. Va bene. Vabbè, dai. Guarda, no, pensavo... Cioè, sei tipo una ragazza, diceva... Io ci mettevo gli assorbenti. Schifo, Domenico. I Tampax ci metteva là dentro. E ogni giorno... Questo è quello del giovedì, questo è quello del venerdì. E li tirava fuori. Al massimo l'erba, forse. Asciughino! Che ha la collezione completa. Asciughino! Sto parlando malissimo, sto parlando da ore. Ho mal di gola e mal di schiena. Calma, di Bea. Tutto bene, dai. Prego, vedete che sto andando più veloce che posso. Poi, di Satoshi Kon, la stirpe della sirena. Io, onesta, non sapevo che Satoshi Kon avesse scritto anche manga, quindi sono stata molto piacevolmente sorpresa da questo volume unico, che vi consiglio moltissimo, anche perché unisce proprio quel lirismo tipico di Satoshi Kon. Proseguiamo. Ti piace questo manga? Io ce l'ho la vecchia edizione, però. Pure io. Vabbè, c'ho anche questa. Che peccato, Satoshi Kon. Ci ha lasciato. Troppo giovane. Qui sotto abbiamo Claymore fino al volume 14. Finalmente mi sono messa in pari e Claymore è qualcosa di stupendo. Dark fantasy, personaggi femminili scritti bene. Cazzo, ce n'era proprio bisogno. Proseguiamo Elden Ring, non credo che lo continuerò. Non ha detto Berserk femminile. Potrei quasi mettere like per questo. Quasi. È un altro di quei manga che andrà sistemato nella sezione di manga, insomma, da non proseguire, non perché non mi piaccia, ma perché non mi ha detto abbastanza. Takopi Original Sin, che è stata una botta nello stomaco allucinante, vi dico che per leggere il volume 2 ci ho messo non so quanto tempo. È bello. Rosenblood, mi manca da leggere questo quinto volume, che è il finale, un manga trash sui vampiri, ma disegnato in una maniera splendida, vi faccio vedere. Lasciamolo lì un altro poco, dai. Cioè, non so, a me questa tipologia di disegno fa impazzire. Mi rendo conto che ci siano sempre dei dibattiti sul discorso del disegno. Io, per dirvi, vi dico un'eresia, ma non mi interessa. Io preferisco moltissimo questo stile di disegno a quello, per esempio, di Shinzo. Domanda: secondo te un manga è fatto principalmente di disegno o di storia? Cosa guardi prima in un manga? Oppure qual è la caratteristica che per te è più importante? Ma del manga o del fumetto in generale? No, del manga. Quindi stavo per dire giapponese. Sì. Però ciò che contraddistingue il manga dai fumetti è lo stile. Che cazzo ridi?
Perché quando hai detto ma dal manga non fumetto sto per dire Uga! Sì, sì. E mi è rimasto in testa e non riuscivo a non pensarci. Ci sta. Come io con la scimmia. Sì, 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 senza sì, niente. Sì. E infatti mettiamola in carcere così. Ma sì, sì, sì. No, 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 prego rispondi pure. Beh, sì, considerando che il manga comunque strettamente cioè, legato alla narrazione visiva. Cioè nel senso, se mi avessi fatto la domanda generica ti avrei detto la storia. Se è manga, cioè che differenzia il manga da un fumetto occidentale, a parte il senso di lettura, è proprio lo stile. Quindi sempre quello al primo posto. Immediatamente tu capisci quello che stai leggendo un manga dallo stile, anche se stai leggendo un seinen super realistico. E ti dirò, siete comunque che è un manga rispetto a rispetto a qualsiasi altra pochi cosa. Pochi disegnatori, forse Iegami si avvicina più allo stile occidentale. Mm. E comunque il disegno è giapponese. Quindi, lo stile. Perché quelli sono quelli di riferimento che c'ha. Wild and Beauty. Irraggiungibile, chiaramente, una linea meravigliosa. E si sente che è giapponese, come dici tu, si sente tantissimo. Ti dirò di più, sai, quando un manga è fatto bene, cioè è raccontato bene. Ogni volta gode. Che vedo qualcuno che ha i volumi 10-11 di Homunculus, spero colto da un moto di invidia che gli va a fuoco la libreria. Quale 10 e 11 li tiene? È certo che li tiene, l'ha scritto apposta. No, perché poi ha scritto da qua, non vedo ancora se ce li ha. E poi l'ha visto. Allora, Calippo Spaziale, posso dirti solo una cosa. Purtroppo devo sospenderti. Nonostante il commento abbia fatto molto ridere, non si può augurare a nostra sorella Beatrice che vada a fuoco la libreria. Se permetti, gliela diamo fuoco noi. Quindi, sospeso. Mai più. Anche perché questo impone che anche le nostre librerie prendino fuoco, visto che noi ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Quindi. Ma solo perché l'abbiamo comprato prima. Vabbè, ma noi siamo lettori di vecchia data ormai. Homunculus, te lo presto io a te. Homunculus me lo presto Angelo, ma solo tutto. Ma quanti anni fa? 15 anni fa. Letteralmente, quando è uscito, 15 anni fa. Già addio. Che bello, però. Top manga. Personale, sbaglierò. Vabbè. Questo è sempre degli autori di. Bello questo. Miruas, top Neverland. Volume. È un manga bellissimo, sono tre storie brevi ispirate a Coco Chanel. Che, ricordiamoci, era un'alleata nazista. E ogni volta che indossate un capo Chanel, ogni volta che vi battete per i diritti delle donne usando Coco Chanel come simbolo di imprenditoria femminile, ricordatevi che lei succhiava i cazzi dei nazisti. Niente, ve lo consiglio se siete appassionati anche di moda. Questo è un perché manga. Devi sempre buttarla di fuori. Ma non l'ho buttata di fuori, è storia. La storia non piace a nessuno. Lo so, perché è vera. E fa male. Come tutte le cose vere. Come i cazzi del culo. Come i cazzi dei nazisti. È storia anche la questione di fellazio? Certo. Alessia, impazziti. Non è storia, è anatomia, ha detto Albi. Beh, si fa il corso completo. E certo. Anche Hugo Boss era abbastanza schierato. Non uso profumo Hugo Boss. Il mio profumo, quello del Napoli. Roma, Laura Biagio. Roma è il più, secondo me, il più fascista di tutti. Roma, però non devo sbagliare. Io non lo sapevo, grazie della nozione. Per fortuna sono povera, quindi vesto tranquillo il mio H&M. E ci sta. Che ho nominato in uno dei ultimi video. Dove che l'ha scritto? Trovate, mi pare, Fede l'ha scritto. Proteggere le streghe. Ha detto che è povera. Perché devi rincarare? Perché devi mettere il dito nella piaga? Ha detto sono povera, che devo fare? Ma no, ma perché H&M sono palesemente no! No! Quindi butta via tutto. Butta via Vesti tutto. Alcott. Mi Vesti Alcott che è napoletano. Quindi buttiamo sempre soldi a Napoli, sì, vai. Siamo al massimo. Ma da coppie bene. Vai, sta diventando sempre meglio. Diamo fuoco a tutto, sì. Un manga molto particolare, mi aspettavo una cosa, è tutt'altra cosa, cioè in realtà di streghe si parla molto poco, pensavo fosse un manga molto
concentrato sul potere femminile, in realtà è tutt'altro, ma non vi spoilerò di più, ve ne parlo meglio in quel video. Trillion Game, dello stesso autore di Sanctuary, molto molto bello. Insomnia After School, questo l'ho preso perché mi piaceva la variant, però non penso che lo proseguirò. Bota Bota, della stessa autrice di non mi ricordo quello sui giornali perché ho visto solo l'anime. Beastars, in questo momento. Beastars. Grazie. Beastars, che è comunque un manga, cioè l'anime, ho detto ok, mi lo guardo, è interessante anche l'animazione, però non mi è piaciuto. Il palo, un sol cuore, un sol spirito. Un solo signore. Davvero molto bello, un thriller un po' soprannaturale, molto figo. Questo manga qui non è un manga, è un fumetto francese, è un manga francese, Tali figlie della luna, che mi sta piacendo bello, davvero molto. Sicuramente bello. In Comics, in cui si parla di una ragazza i cui poteri sono molto legati alla luna. Ancora, ma è Renoir, non è Gaijin, è Renoir. Five, che credo sia, no, non è l'unico manga di Matsumoto che ho, però è uno dei pochi di Matsumoto. Scendiamo e qui abbiamo Smile quello, Runway, ci avrà... sono fermata in qualche volume. Possibile. Purtroppo mi dietro vedo Milo Manara. Un unboxing manga, quindi andrei avanti, comunque un manga sulla moda, carino, gestibile. Carino, gestibile. Senti, ma... ma Milo Manara, ma secondo te, ma quante femmine si è chiavato, fra? Io voglio un numero preciso, però, cioè mi devi dare una cifra. Una cifra delle femmine che si è chiavato Milo Manara? Sì, cazzo. Ce l'ho. Ce l'hai? Ma ce l'hai perché te lo senti? Ti sconvolgerà sapere che Milo Manara... l'ha pure detto da qualche parte in un'intervista. Si è chiavato la bellezza di 3500 femmine. 3500? Quando l'ha detto? Cioè, nel senso, oggi sarà aumentato. Cioè, secondo me anche a 90 anni gli dà dentro, capito? Non si ferma, è inarrestato. Un grande Milo Manara. Possiamo andare avanti. Sto pensando alle 3500 femmine. Io chiaramente mi dissocio. No? Noi ci dissociamo da tutto perché Milo Manara è nostro padre, veramente. Nostro padre, ma è di chi è neato? Di avanti, siamo bravi. È come Senseiya, siamo figli di Mitsumasa Kido, siamo tutti figli di Milo Manara. 100 figli in giro per l'Italia. No, 3500 figli in giro per l'Italia. Tutti figli suoi. Per questo siamo un po' artisti. E anche altra cosa. Ricchi, con una O in più. No. No. Vai avanti. Ah, proseguiamo. Allora, abbiamo Steins Gate Zero e Steins Gate. Fondamentali. In questo caso meglio l'anime, però vabbè, gusti personali. Hell's Paradise, anche quello molto bello. Elusive Samurai, ho letto i primi tre volumi. Non chiedetemi perché ho tre edizioni diverse del volume 1, non lo so. Rooster Fighter, carino, anche se a livello di manga gag preferisco 100 volte Sakamoto Days. Noise, onesta, non l'ho ancora letto, è imballato. All About Jay, molto molto bello, anche questo è un manga LGBT della stessa autrice che non vi ho fatto vedere prima, di Utsubora, che no, scusatemi, ma sto parlando veramente malissimo. Utsubora è un manga bellissimo, in due volumi, edito da Coconino, raga, qualcosa di potentissimo. E anche All About Jay è molto bello, ma se dovessi scegliere, sceglierei Utsubora. Okay. Poi José e la tigre dei pesci, probabilmente avete visto l'adattamento animato che è molto bello, e La maschera di Innsmouth. Anche Alma è ancora imballato, ce l'ho penso da forse un anno, Noise e Alma, e li devo ancora sballare. Parasite in Love, pensavo grandi cose, invece mi ha un po' deluso. Il monologo della speziale, purtroppo il primo... Dale Nicola ha scritto, io 3500 fisse non le vedrò mai, manco in 90 vite. E la mia sezione amatissima, del mio amatissimo, si sottovaluta, Sakamoto, Innocent Rouge, The Climber, l'abbiamo storto perché ci ho fatto un video oggi, Draciel, guarda, non avevo dubbi che fosse storto, non avevo dubbi. Regular, perché mi piacciono tutte e due. Io ero salto i diari della speziale, che io amo in particolare. Tra l'altro, oggi, no, ieri, settimo anniversario di Nier Automata. Più forte, grande. Regolarmente mi piaceva un sacco. Che bel gioco. Variant di Luca, guardate che bellina, bellissima. Comunque Yami, anche questa volta non siamo riusciti a farci sponsorizzare dall'IKEA, anche se io metto i placement qui, non ci sganciano. Frega un cazzo. Secondo te, qual è un modo facile per farsi sponsorizzare da IKEA? Cioè, oltre a fare un video mezzo nudo, comunque ammiccantemente sessuale mentre monti un mobile? Quello che hai detto tu. Ho detto tranne questo. Non ci sono altre alternative. Come non ci sono altre alternative?
Non esiste, penso, ha detto Martina. Ma andare dentro IKEA e scoparti una vecchia su mobile, penso che questa non... Sto montando nell'antiquariato. Non penso possa funzionare, amico mio. Forse t'arrestano, te lo dico, La mia prima volta con Hideo Yamamoto, devo dire che avevate fatto molto bene a consigliarmelo. L'ho letto, l'ho divorato appena sono riuscita ad accaparrarmi tutti i 15 volumi e è un manga bellissimo. Non vi spiegherò perché, perché alla fine siete stati voi a consigliarmelo, quindi lo sapete meglio di me. La regina d'Egitto, io ho un debole per i drammi storici, soprattutto quando ci sono strong female character, e questo è perfetto. Qui c'è Typhoon Day, che mi è stato inviato di Shinzo, ma lo devo ancora leggere, l'ho messo qui perché non lo so esattamente perché l'ho messo qui. Black Butler, uno dei miei primi manga, anche questo, però brava, purtroppo l'ho dovuto interrompere, no, si era bloccato, quindi ero fermata più o meno a leggerlo qui al numero 23, poi sono passati un po' di anni e adesso ho un buco dal 28 al 32, quindi solo 4 volumi che mi mancano, in modo tale che non ritroverà mai. Alla fine di 88 Zelda fan spende 50 euro a volume, non li troverà mai. Possa fare una rilettura, perché era tra l'altro in una saga molto interessante e molto gotica. Se amate questa tipologia di tratti, questo è proprio il primo volume di cui ero letteralmente innamorata di Sebastian, che tuttora è la mia anime crush. Lo stile di Yana Toboso secondo me è molto distinguibile, è poi cambiato perché qui aveva una grafica un po' più datata, si è evoluto, però la ritengo una delle migliori disegnatrici. Spero di vedere altre sue opere una volta concluso Black Butler. Proseguiamo. Prima vi ricordate che vi ho mostrato nei quotidiani, nei Tankobon stile Shonen Jump eccetera, un manhwa coreano di un autore coreano, perché non so se fosse un manhwa, di cui mi ero innamorata, Shinanjo Onshi, Shinanjo Ishi, che vi chiedevo. Poi è stato serializzato in Italia, bene, di sicuro è stato serializzato, aiuto, mi casca il mondo, in Italia questo manga dello stesso autore. Allora, disegni pazzeschi, è quello che ho detto prima, il disegno veramente di una bellezza incredibile, ci sono molti elementi ecchi, ma insomma quando sono contestualizzati, o anche no, a volte ci stanno, dipende dal target del manga. Molto bello, il problema è la trama. La trama che da qui in poi diventa una schifezza. Boys Abyss è un manga che a me è piaciuto, alcuni lo definiscono un po' edgy, però io lo trovo che ci stia, accelero un po'. The War of Greedy Witches vi dico spesso che mi piace. Magical Girl Rizuka non ve ne parlo abbastanza perché è un manga magiocco molto strong a livello di... Scritto da Nisi Oisin, è fortissimo. Ed è dello stesso autore di Bakemonogatari. Radiant, Tony Valente, ormai è diventato un fratello in fiera. Witch Watch, che invece è sempre magiocco ma molto più leggero. Qui abbiamo tutto One Piece, anche se dovrei fare una sezione dedicata a One Piece con tutto il merch che ho, ma per ora ho solo la bottiglia con Nami con lezzine di fuori. Poi abbiamo Pandora Hearts. Non ha lezzine di fuori. Super felice della riedizione. Bait. Ho parlato, uno dei miei manga preferiti, soprattutto uno dei miei primi manga. Adesso lo facciamo. Anche qui anche tu. Lasciate un like, un commento, seguitemi. Grazie, ciao. Prima di andare su parliamo un attimo di Variant, perché io non sono una grande collezionista di Variant, ne avete vista alcune, però insomma non è che ci vada proprio matta. Ma questo per un motivo, perché io amo quei progetti che sono un po' più strutturati. Ad esempio questo è di Gachakuta, è l'edizione belga, quando sono andata in Belgio, incredibile, non l'avrei mai detto. Vedete, questo è un cofanetto stupendo in cui all'interno abbiamo un'altra illustrazione, è figo, in libreria ti dà qualcosa effettivamente in più, e all'interno c'è anche questa specie di booklet cartonato con l'opera d'esordio, uno one shot dello stesso autore. Bello! Ecco, io sono convinta del fatto che non è un abito da sposa, abbiano ancora più senso, soprattutto abbiano un senso quando ti danno qualcosa in più, quando hanno dei gadget esclusivi o quando hanno una veste grafica comunque diversa, più di pregio. Idem a questo discorso di Frieren, questa è un'edizione francese che mi ha regalato Max, ciao Max se stai guardando questo video, e all'interno abbiamo sempre la box, questo no, non è stato fatto in collaborazione con Crunchyroll, e c'è un calendario bellissimo in cui puoi cambiare i mesi, ci sono anche le cartoline. Viziosissimo. Cioè, vedete, con queste cose tu effettivamente dici magari pago un prezzo maggiorato, ma ho qualcosa di più particolare su un manga che magari già mi piace. Io non sono contro. Allora, vabbè, sento, colleziona manga. Io non sento cosa dice. Finché ci si rispetta e si è educati, insomma è un po' il mio mantra, no? Ve l'ho detto più e più volte, però credo che sarebbe una mossa magari commerciale che subito porta meno risultato, perché ormai stampi qualsiasi cosa e scrivi Variant sopra, anche se cambia solo una virgola, e la gente la compra, e lo capisco perché spinge le case editrici, spinge l'economia, però fare questo genere di operazione magari sul lungo periodo porta a un collezionismo migliore, più bilanciato. Però vabbè, sono stupida io, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e saliamo. Qui abbiamo la mia mensola.
Allora, volevo dire che per fare queste cose, queste edizioni, vabbè, va benissimo questa, vede anche lo Zenet. Cioè, per fare queste edizioni qua bisogna spendere un botto di soldi. Cioè, di solito l'editore italiano ogni tanto, magari se gli chiedono questo lo farete, e dicono dobbiamo valutare, è perché costa troppo. Costa un botto per averlo. E questa roba da noi non la fanno mai, mai. Perché poi dovrebbero mettere in commercio a prezzi ancora più alti per non rientrarci. Per non rientrarci mai. Perché, diciamoci la verità, la maggior parte degli editori guadagna da quell'unico titolo che è incredibile. Se Panini o Star Comics hanno tre titoli incredibilissimi. E poi sugli altri, insomma, si guadagna pochissimo, no? Cioè, a volte veramente si parla di migliaia di copie in Italia, forse anche centinaia, veramente niente. E quindi fare operazioni del genere è sempre rischioso, perché se non vende bene, ciao, tutti i soldi investiti sono bruciati e si perdono. E quindi è sempre un poco complicato portarle in Italia. Purtroppo. Avevo letto un commento su Hajimeno Ippo e Kinnikuman. Costa così tanto avere i diritti di Kinnikuman e Hajimeno Ippo? Ma sai, i diritti di queste opere... Allora, io adesso non so effettivamente quanto costino, però di solito sono i diritti la parte che costa di più. E si parla di decine di migliaia di euro. Hajimeno Ippo, io immagino che anche solo per comprare i diritti per stamparlo costi... non dico 100.000 euro così sull'unghia, ma tipo quasi. Soprattutto per una serie come Hajimeno Ippo, che ha gli anime, ha il merchandise, non è solo il manga. Kinnikuman uguale, poi essendo di Shueisha con tutti i giocattoli, tutti gli anime. E poi non te lo cedono nemmeno solo per quello. No, hai capito, dici vabbè, tu dammi i soldi di questo dentro, però... Ti mettono dentro più serie. Tra, dai, sai che fanno? Sai che fanno? Ti dicono... Vabbè, ti faccio lo sconto, tipo non mi dai 100.000 euro, me ne dai 80.000, ma ti prendi un manga di merda che non venderà mai niente, però sei obbligato a stamparlo e perderci i soldi. Vabbè. Sai, risolviamo così. Sai quanti ne sono arrivati così da noi? Quanti? Praticamente tutti. Quanti ne abbiamo comprati? Vabbè ragazzi, questo mercato... Allora, non sono come Sommo Buddha, eh. Sommo Buddha sempre pronto a dire il mercato tra un po' sta per esplodere, vedrete, finirà tutto esattamente come qualche anno fa. Quasi contento che... No, non fa pure. Quello l'ho messo io. L'ho messo io perché mi sembra un po' un personaggio che potrebbe anche fare questo, no? Però è vero che il mondo dell'editoria è costantemente in perdita, perché si basa su un modello che fa indebitare la casa editrice pur di avere un minimo di ritorno per portarla avanti, per portare il piatto a tavola sostanzialmente. Però sono costretti a pubblicare tante cose, a indebitarsi pur di essere presenti in libreria, altrimenti non venderebbero nemmeno quel tanto che basta a mettere il piatto a tavola. Insomma, piatto a tavola parliamo sempre di milioni di euro, però che su tutta la filiera, su tutte le persone che lavorano, insomma, è sempre relativamente poco. Poi naturalmente non è soltanto i soldi che tu devi investire prima, devi pure pensare, vabbè, io questi soldi li investo e faccio pure una campagna marketing incredibile, ma poi c'è qualcuno che se lo compra sto cazzo di manga? Chi lo sa? Cioè, stavamo... porta a un collezionismo migliore, più bilanciato, però vabbè, sono stupida io, fatemi sapere. Alla luce di questi fatti, Initial D sta vendendo? Initial D sta vendendo? Alla luce di questi fatti, Initial D sta vendendo? Chiedo, perché non so i dati. E io non ce li ho. Però, se mi dovessi basare da quello che vedo in giro, non mi pare così. Quindi diciamo che queste operazioni, secondo me, sai che c'è il mondo del manga ora rispetto a 20 anni fa, cioè secondo me 20 anni fa un'operazione del genere, se la facevi, ti poteva pure andare bene, fra, la butti dentro, vai. Ma oggi il manga è un po' troppo un trend, cioè questo trend positivo su questo manga anime vende tantissimo in quel periodo, poi basta. Cioè magari il manga continua, sono 40 volumi, però ha venduto bene solo in quel periodo.
Diciamo un po' questa l'idea che mi sono fatto. Bisognerebbe rendere l'anime disponibile in streaming per fargli pubblicità. No, ragazzi, bisognerebbe che gli editori facessero pubblicità ai libri che pubblicano, punto. Se no veramente torniamo al 2009 e interrompiamo la pubblicazione di Shaman King per 9 mesi, aspettiamo che esca l'anime su Italia 1. Lo compriamo in 10 in Initial D? No, non penso in 10, penso un po' di più, però non così tanto. Ne pensate nei commenti e saliamo. Qui abbiamo la mia mensola di Asuka. Ci sono varie figure, vi faccio vedere nello specifico alcune delle mie preferite. Questa mi piace tantissimo, l'ho presa usata, quindi era senza scatola. Secondo me, io guardo molto il viso nelle figure, ad esempio queste due secondo me hanno un viso spettacolare, spettacoloso. Infatti sono due tra i miei più recenti acquisti, c'è un po' di polvere sopra, ma vabbè. Anche questa è della Pop Parade, devo dire che secondo me a livello di prezzo non è molto bilanciata, perché comunque rispetto alle altre è anche molto piccola. Però mi piace davvero tantissimo il lavoro che hanno fatto sul viso, meno sui capelli, perché già solo guardando questa piccola collezione vi rendete conto di quanto cambino il colore dei capelli di Asuka. E in particolare a me quella, la versione castana, è quella che piace meno. Vi faccio vedere perché è castana e non rossa. Colina, che io trovo veramente adorabile. Qui il viso mi piace meno, ma è talmente bella la composizione. Sinceramente la adoro perché è scalza. Che la apprezzo un sacco. Quella della variant di Natale, che se non sbaglio ho visto che domenica ha Rei, io ovviamente ho Asuka, diciamo che la figura di per sé non è bellissima, ma il manga sì. Anche questa mi piace tantissimo il viso, e poi vi volevo far vedere anche questa, e questa qui che me l'ha regalata il mio amico Dave. Anche questa mi piace molto. Proseguiamo. Qui abbiamo Sweet Paprika, poi di ovviamente Mircandolfo, una vecchia edizione del giocattolo dei bambini Kodomono Mocha Rossana con cui sono cresciuta, e la mia altra piccola parte di collezione figure, quella dedicata a Sailor Moon. E nello Angelo si sta sbottonando il pantalone, cioè Sailor Verse. Oh. E qui abbiamo anche un bellissimo ritratto che mi ha fatto per il compleanno Alice Berti. Ciao Ali, che mi ha fatto, non vi faccio vedere la dedica perché è una cosa mia, però fortissima Alice Berti. Questa è un'altra variant, in particolare di Atelier of Witch Hat, che io amo particolarmente come manga, bellissimo il modo in cui riescono a narrare gli eventi. Fantastico. La particolarità di questa variant, perché il manga è qui, ve lo faccio vedere tra poco, che questo è un puzzle da ben 500 pezzi in stile Art Nouveau, lo amo. Poi abbiamo Sex di Camijo, che è un autore incredibile, io ho letto per ora su spaccato tutto, un autore che è stato di ispirazione anche per la Yazawa, per Nana e tutte le altre sue opere. Poi abbiamo Il mondo di Ran di Akirie, e Nuvole Nord-Ovest sempre di Akirie, e anche Tabi sempre di Akirie, questa bellissima figure di Mami Tomoes, quindi rimanendo nell'universo di Madoka Magica, che non ci stava nella sua mensola, ma vedrò di trovarle spazio. Oshino, mo che ci penso effettivamente. Vabbè, non stavo dicendo, ma chissà perché le piace Mami e anche Minako, cioè non hanno i capelli rossi, capito? Vabbè, perché le piace, che diritto ha di farsene piacere? Forse perché lei se le immagina con i capelli rossi, ma un pezzo. Noko, con anche alcune variant che mi piacevano, per esempio queste. Infatti questa l'ho presa sempre in Belgio, però potete vedere come sia effettivamente una variant che abbia una diversità. Questa per esempio ha lo shikishi e in più è metallizzata. Atelier of Witch Hat, ma perché io non so fare le cose in maniera normale, Atelier of Witch Hat, e questa è la variant di cui vi parlavo. Guardate che bella, cioè vedete, questa è una variant, tutte sono bianche, invece qui c'è la costina nera, ho tutto veramente in bilico. Cardcaptor Sakura, la nuova edizione, questi sono ancora imballati perché li ho letti rubandoli a una mia amica intanto, e poi perché spero lo leggerà anche Paolo. Utena, un manga che vi consiglio un sacco, una Hellball lì in fondo molto molto figa, e un Cardcaptor Sakura. Di sopra l'edizione purtroppo non completa di Sailor Moon e Sailor Venus, l'ho riletto completamente per la stesura del mio libro, però anche qui ho dovuto usare un vecchio formato che poi ho venduto. Uno Shikishi di Quintessential Quintuplets, che è un anime, un manga che io non ho mai seguito, ma ho visto la proiezione. Io uguale a Bea, l'altro giorno ho fatto vedere la figura di Kenny il guerriero e l'ho rotta. Manzi cavolo. Martina Perini, proprio lei. Lo fa. Non è successo niente. Oddio. Però questo non è colpa mia, ragazzi, no, però sta roba non è colpa mia, Cristo di Dio. Amore, se hai visto, non è successo niente e non era colpa mia.
Non si è fatto niente, non si è fatto niente. Spacca da mille pezzi, mette. Non c'è niente. Le bestemmie, per forza le bestemmie. Come fai a bestemmiare? L'iniezione del finale a Lucca 2 anni fa e ho vinto lo shishi di quella che mi piaceva di più. Ma Angelo ha detto basta, non vuole finire più il video. No, finché non lo riprendiamo, almeno mi levo queste cuffie perché mi stanno stunnando. Stunnando? Sì, Fran, non le sopporto. Vuoi le mie? Non le sopporto, le cuffie. Io non sopporto le cuffie. E che posso fa? Niente. È un problema, niente, infatti. Eh no, certo, ma io ti vorrei aiutare. Non è una cosa di soldi. Prima ti ho dato 50 euro. Sei stato capace di spenderne 38. Hai capito? Immagino me la ti dà la sacca. No, no, certo, lo so. E comunque ci mancherebbe. 38. Quanto hai speso? 37. Ok, quell'euro che ho sbagliato nel conto, scusate. Vabbè, avevo arrotondato. Dai, mo finisco la reaction alla collezione di Bea. Ho perso il compagno di viaggio. Silveon, questo che ho preso da Temu, non so neanche se sia originale, quindi non inquadriamolo troppo. E poi un altro angolo del mio amatissimo aiuto Gruppo 24, in particolare dell'Aikeda. Le Rose di Versailles è uno dei manga più belli che possiate leggere e Caro Fratello anche lo è, senza caro, dubbio. Poi ero traumatizzata da bambina con Caro Fratello. Giorgi, altro manga dei traumi. Giorgi, cara Giorgi. Moltissimo. Vado veloce, scusate ragazzi, sennò dura una vita. Questo manga qui che ho preso sempre in Belgio perché era un Discovery Edition, a pensare. Wow. 3 euro, scusate. Molto bella però la Discovery Edition, perché comunque c'è scritto il prezzo dietro, non ha proprio. Questa è una edizione sempre belga di un manga che amo moltissimo, delle Clamp. Da noi lo trovate come Clover ed è in 3 volumi, ma trovate solo un'edizione molto bella. Questa mm-hmm. mi piaceva un sacco okay. per il rapporto qualità-prezzo, perché all'interno ha anche tavole e colori. Vabbè, la Crunchyroll Hime, Aria the Masterpiece, un manga che vi consiglio tantissimo, bellissima grafica, bella storia. Okay. E poi qui un altro flexino di un altro piccolo angolo dedicato ad Asuka. Bello. In particolare la collaborazione di Asus per Rogue con delle periferiche. Era Rogue per Evangelion, ok? Però visto che Paolo ha iniziato ad avere un attacco compulsivo di tosse per prendermi per il culo, l'ho detto così. Comunque volevo farvi ammirare il mio outfit nella sua interezza. Che fashion influencer. Top. Ja, ich kann in Deutsch zu sprechen, aber ich mag es nicht. So che si dice Frieren, però io dico Frieren perché a me piace di più Frieren e quindi continuerò a dire Frieren. Ok? Ma all'improvviso è diventato un video di Omega Click. Ma che cazzo è successo? Non parlare a Zestial così. Sei un arrogante. Nello scorso video collezione vi avrei detto che questa zona qui. Comunque è un bene che Angelo non ci sia a sentire queste cose. L'avremo sistemata a brevissimo, appena avremo avuto soldi. Spoiler, non abbiamo avuto soldi, quindi la stanza non. Spacchiamola questa casa. Abbiamo solo aggiunto dei pannelli e degli stendini. Affascinante. Vabbè, andiamo avanti. Molto bella. Super veloce perché abbiamo già superato l'ora di video. Qui abbiamo Dai, la grande avventura alla vecchia edizione. Non è vero. Ne parlavo a inizio video tipo 70 anni fa. Poi abbiamo Ramma e alcuni volumi di Dragon Quest. Scendendo abbiamo Fairy Tail e Rave, quindi questo è l'angolo Mashima. Non abbiamo tutte le opere di Mashima, però insomma, queste due sì. Poi abbiamo un manga un po' brutto. Perché sono tutti alla rinfusa? Perché? 666 Satan, del fratello meno fortunato di. Ecco, non mi viene neanche il nome. Masashi Kishimoto, sarebbe passato leggere il nome, vabbè, ma non so improvvisare. Poi abbiamo Dragon Ball Super, solo alcuni volumi sparsi male, perché poi ho detto basta, ti prego, basta così. Abbiamo Dragon Ball, la vecchissima edizione completa. E poi dei volumi tipo questi. Alcuni sono degli anime comics, altri sono. Belli gli anime comics, li adoro. Beh, scendiamo e abbiamo il fratello, quello più fortunato, di Naruto. Ma questi io li avevo messi a posto. Li ho messi a posto. Io li avevo messi a posto questi. Infatti dietro sono perfetti. Perché questi qua davanti sono storti? Tra l'altro questo non so se l'ho ordinato io o l'ha ordinato Domenico in un attacco compulsivo quando è venuto qui a dormire, non mi ricordo. Ah, e questa. Io non ho rovinato niente. Così com'erano li ho messi solo a posto. Anzi, qua li avete spostati. È tutta la serie nera, la prima, per chi ci ha creduto dal giorno 1. O forse un doppione, non lo so. Scendiamo con Hunter Hunter. Eccola qui completa. Devo sto morendo, fa troppo freddo. Devo portare giù le variant ed esporle in modo un po' più carino. In realtà io i manga li vorrei portare tutti su e lasciare giù solo la zona libreria, visto che quasi tutti i miei libri sono ancora da mia madre. Però vabbè. Poi abbiamo Soul Eater, anche qui la prima edizione. Scendendo abbiamo Sayuki e Sayuki Reload, alcuni volumi su, alcuni volumi giù, un po' così. E altro, se siete interessati a tutto quella che è la lore che ha dato origine anche a Dragon Ball, quindi dello scimmiotto, di Goku scimmiotto, Sayuki può essere un altro tipo di interpretazione interessante. Qui abbiamo My Hero Academia. C'è stato un laghino, piccolo lags.
Piccolo lags, però ci siamo, eh? Ci sono dei volumi giù, volumi su, non è la venuta dell'anticristo, è semplicemente che sono così. E questa è una variant. Laghino pesante. Le altre laghino. Vabbè, poi abbiamo qua. Tutto Bleach, perché sì, a me il manga di Bleach piace, mi è sempre piaciuto e ha dei disegni, secondo me, Tite Kubo, che... E questo pure l'ho sistemato. Sottovalutati. Ho finito! Questa è una parte con un po' dei miei libri, in realtà ne ho tanti, tanti altri, cioè penso di avere quasi l'equivalente tra libri e manga, quasi, ma non ci stanno, non sappiamo dove metterli, ci sono anche tanti giochi da tavolo. Il problema è che non abbiamo neanche un'illuminazione, non abbiamo fisicamente lo spazio, quindi stiamo cercando di capire come studiare gli ambienti per avere più spazio e poter esporre anche i miei poveri libri, perché mia madre obiettivamente non ce la fa più ad avere i miei libri in casa, visto che sono via di casa da 7 anni. Ci sarebbe uno spazio qui dietro che non vi farò vedere per rispetto nei vostri confronti. Tu vuoi farlo? No! Vabbè, non importa, ve l'ha fatto vedere lo stesso. Guarda, io poi questo pezzo di video lo taglio. È finito. È molto meglio che Angelo non ci sia. Se siete arrivati fino in fondo, sappiate che siete o degli eroi o dei pazzi, non importa, vi voglio bene lo stesso. Iscrivetevi al canale, seguitemi. Paolo dietro scazzatissimo. Affiliazione manga, io codice sconto BEA 5% di sconto, tutto a posto, tutto bello. I miei capelli oggi fanno schifo. Paolo dice iscrivetevi al canale, ma non lo sentite perché ho il microfono su. Grazie del supporto, del sostegno, di aver fatto vedere degli angoli di me e della casa che non avrei voluto vedere. C'è anche una aspirapolvere. Sono provata. Iscrivetevi. Ero troppo provato. Bisognava finire. Perché le hai riordinato tu gli scaffali? Perché facevano cacare. Quando vedo le cose che sono storte le devo aggiustare, perché è nella mia natura. Quando vedo qualcosa che non funziona in questo mondo di merda cerco di cambiarlo. Quando vedo uno che parla male di un'altra persona senza ragione io gli stringo la mano e poi gli sputo in faccia e dico pezzo di merda, fammi capire un po' che cazzo stai a fa'. Perché quando vi vedo in chat che scrivete solo stronzate io vi banno. Ecco perché